Tutti sempre forti in Serie B. E testosa. E questa, ragazzi. Aspetta, te la mantengo di qua, così tu ti puoi mettere di là. Ecco. Incredibile. Bellissimo. Anche dietro la numero 18. Lui giocò nel secondo tempo al posto di Orlando, che era il numero 9, che era il centravanti della Fiorentina. Si giocava a Firenze, la partita fecero giocare Orlando il primo tempo. Il numero 18. Particolare anche dello scudetto, perché sì. È apposta non dopo e si vede proprio un cordone qui a delimitarlo, anche a fare la scritta Italia. La bandiera. Anche quando va il Liceo del Calcio a Coverciano, la maglia di Silvio Piola, proprio si vede che è rialzato il fregio che ci sta, lo stemma di Casa Savoia. Poi invece c'è lo scudettino. E poi il collo è la particolarità, perché è molto a V. Però c'era scollato. Anche il girocollo negli anni 60, però questo è molto scollato. Sì. Posso dire che Vittorio era molto magro. Questa maglia è appartenuta al re dei bomber della storia del Foggia e questa maglia ha fatto, o meglio non lei, chi la indossava, e ha visto un gol della nazionale italiana. Era il primo maggio del 65 a Firenze, Italia-Galles, il gol del 4-1 al 90. È la seconda maglia di un giocatore del Foggia che va in nazionale, perché Miceli è esordito per primo. L'ha anticipato di 45 minuti nella stessa partita e gioca tutta la partita. Romano Miceli con il numero 3. Nocera con il numero 18, poi rivedete ancora, prese il posto di Orlando nel secondo tempo. Orlando nel centravanti della Fiorentina. Però Orlando non aveva segnato, non c'era segno il gol del 4-1. E come tenere in mano 50 anni di storia? Fogli, il pallone, di fatto Fogli mi raccontava, glielo passai. Lodetti fece due gol, il destino poi ha voluto che Lodetti venisse a Foggia a giocare il primo, pare che lo fece Barisone. Non tessuto. Mi chiede il marcatore gallese che non no. È vinto. Il tessuto è... Lana. Infatti si è tablata, però io che forse ho 50 anni, non è che ho potuto... Qualche piccolo, ecco, il tempo ha lasciato un po' di segni, ecco, purtroppo, però forse è anche un po' più vintage così, no? Ancora un po' più romantico. Qua. Quando lui fu convocato in nazionale? Via Testi, abitava in via dell'Immacolata. Ma quando venne la convocazione della nazionale, non è come adesso, che uno lo legge sul computer. Cosa è successo? Allora, Pugliese sotto casa con una marea di tifosi da giù, tutte le macchine che suonavano, lui al citofono, Vittorio, perché si credeva successo, si affacciò col telegramma in mano così da giù, noi abitavamo al quarto piano, Vittorio, scendi, vieni a dormire con me stanotte, capito? Che domani parte la nazionale, ancora di prima, detto in puro barese e del genere, tutti i tifosi. Ha scoperto così di essere stato convocato in nazionale, tanto è vero che lui ebbe tanto di quella vergogna e disse ma non è possibile che questo io so, cioè ma questa è la forza di Pugliese, che non ha mai sminuito niente, gli era tutto, come anche qualsiasi partita negli spogliatori, non è che faceva tattica, vedete, già perché spronava sempre, dava fiducia alle persone, sì, era quello che proprio non aveva, questa è la grande. Una volta appresa dalla convocazione, diciamo prima, adesso avviene tramite i giornali, con una chiamata, con un... prima arrivava Pugliese con il telegramma in mano, con centinaia di tifosi al suo seguito sotto casa a dirti vedi sei stato convocato. È successo così anche per Miceli? Più o meno, insomma, una forma del genere. Sì, ma è cambiato tutto. Ecco, ma come ha preso Miceli la notizia e come ha reagito? Ma sul momento uno, anche se uno che gioca a pallone dice un minimo di ambizione, roba, dice vabbè io voglio arrivare in nazionale, però insomma dal dire al fare è dopo il discorso lì. Te lo dicono, dice ma la prima cosa uno dice ma questo mi sa che mi vuol prendere in giro, no? E invece dopo
spiegano, allora uno prova a realizzare e dice vabbè, che devo fare, urlare, devo piangere, insomma, niente, fa piacere, uno sicuramente aumenta ancora di più la carica che c'ha dentro, su questo non c'è dubbio. Ho letto su un articolo che Pugliese vi ha accompagnato a Coverciano. Sì. Cosa vi ha detto nel viaggio? Vi ha dato qualche consiglio? Ma lui era sempre prodigo di qualsiasi cosa lì. Lui venne in stanza, ci fece una parlatina anche. Era una persona eccezionale, dai. Assolutamente eccezionale. E invece della partita del primo maggio cosa ricorda? Perché lei comunque nella storia del Foggia ci rimarrà per sempre, perché è il primo calciatore rossonero ad aver vestito la maglia della nazionale. Di quella partita cosa si ricorda? Cose che cioè, per me essere in nazionale era un peso, fra virgolette, perché insomma, dice, ma sarà vero, non sarà vero, adesso se gioco, dopo magari uno comincia anche a preoccuparsi un po', dice, ma se mi fa giocare sarò in altezza, farò brutta figura, e tutte queste cose che capitano in una situazione del genere, insomma. Per fortuna andò discretamente anche lì, se quel portiere là non mi fa la parata magari diventavo più famoso, che ne so. Comunque a parte gli scherzi è stata una bella cosa, dai. Beh, forse il destino vi ha voluto un attimino premiare entrambi, perché il primo calciatore ad esordire è stato Micelli, il primo calciatore a segnare in nazionale è stato Nocera, perché Vittoria. Avete condiviso questa avventura, come l'avete condivisa assieme? Ma come due amici che vanno al cinema e fanno una gita fuori porta o vanno in una città a vedere una cosa e... piacere di essere lì, chiaramente con altri grandi campioni che c'erano anche lì, e poi niente, tenere questa cosa come un qualcosa di molto bello da preservare, insomma, anche in futuro, quindi. Ma i grandi della nazionale vi trattavano come piccoli oppure vi hanno trattato come gente del gruppo? Ma non ho notato queste cose, cioè ridevano, scherzavano con l'altro come con noi, non ho visto questa cosa, ecco. Insomma, io non l'ho notata. Poi anche lì magari ci sarà quello che parla di più, di meno, quello più certo, tranquillo, che si sente più, quell'altro. Ma questo fa parte della natura di tutti. Vabbè, ma insomma, quello è... vabbè. Io, il povero Giacinto, quando ci si trovava con la nazionale, in giro sugli aerei ci discuteva per scherzo, così ho detto, ma secondo te perché dicono che sei stato tu a inventare il fluidificare, no? Ma guarda che ho cominciato io prima di te, no, ma guarda che ho detto, quanti anni hai tu? Lì. E allora che vuoi, io sono nato prima di te. E si rideva, no? Capito? Ma a me piaceva fare quel tipo di gioco lì, e a volte capitava tentare, insomma, ecco. Ecco, perché anche, poi ne parleremo anche dopo, in nazionale ricordo anche nelle immagini un tiro, però parato dal portiere in questo caso. Porca miseria, me lo prese nel palo a terra. Ecco, porca. E al momento invece del gol di Nocera, come ha visto Vittorio, come ha reagito Vittorio, perché insomma non è da tutti segnato. Lui inizialmente non ci credeva. A me mi divertiva vederlo così, che si guardava in giro e dice, ma sarà vero, ho fatto gol. Più che andarlo lì a abbracciare dopo, mi piaceva vederlo proprio in faccia, che sono le espressioni che è difficile che capitino poi in altre situazioni, ecco. Molto bello. Ecco, e poi, al rientro a Foggia, la città vi ha salutato? Ma sicuramente sono stati riconoscenti, eccetera, eccetera, però sempre nella misura mai esagerata, capito? Anche per strada, andavi a mangiare o robe, al ristorante, non c'erano,
qualcuno salutava magari perché conosceva di più lì, ma rimanevano tranquillamente al loro posto, rispettavano, ecco, le situazioni anche degli altri, pur se avevano anche dei diritti essendo dei tifosi.